Buongiorno a tutti e benvenuti alla recensione del nuovo mattino elettrico, l'e-bike monojet che ho acquistato recentemente usando il contributo statale, il buono mobilità. Vediamo prima un rapido unboxing. Il monopattino arriva in questa scatola, l'ho acquistato da Amazon come si vede dalle etichette. Arriva in questo scatolone quasi completamente montato, tranne che per il manubrio. Assieme al monopattino arriva l'alimentatore, il campanello e un piccolo manualetto di istruzioni, ovviamente in italiano perché l'azienda è italiana. Ecco, tiriamo fuori il monopattino e togliamo tutte le protezioni, dopodiché provvederemo al montaggio finale appunto del manubrio, diciamo aggiuntando il cavo di collegamento tra l'unità di controllo e il display che sta in cima al manubrio e le quattro viti a frugola che servono a fissare saldamente il manubrio. Intanto impariamo piano piano a capire come si apre il monopattino. Ecco qua, mettiamo il cavalletto e via con il montaggio. Devo dire che la costruzione del monopattino sembra abbastanza buona, è costruita in alluminio, è abbastanza robusto devo dire, e il peso totale del monopattino è appena superiore ai 12 kg e una volta chiuso si riesce a trasportare abbastanza agevolmente o tirandolo su dal piantone della ruota anteriore o utilizzando il manubrio come fosse un trolley, diciamo così, utilizzandolo sulla ruota anteriore. Ecco il monopattino montato con i due accessori che si possono notare, i due accessori che ho comprato, quindi uno specchietto retrovisore e un gancio che ho adattato da un gancio dell'M365. Vediamo adesso una prova di uso. Qui sto provandolo su una delle strade del mio quartiere, ho inserito la velocità di mezzo, come tutti i monopattini venduti in Italia ha un limitatore di velocità a tre posizioni, 6 km orari per l'uso nelle zone pedonali, 20 km orari che è la velocità diciamo standard e una modalità sport a 25 km orari. Qui imbocchiamo una lieve salita e vediamo che il monopattino mantiene tranquillamente nel primo pezzo in pendenza leggera la velocità impostata. Adesso proseguiamo in questa breve prova evidenziando soprattutto le caratteristiche che ho notato essere interessanti. Tanto qui vediamo una volta inserita la modalità sport che raggiunge molto rapidamente i 25 km orari e anche a questa velocità e nonostante le ruote piene è abbastanza stabile e abbastanza guidabile anche sui fondi dissestati delle nostre strade. Comunque diciamo che ho girato per un'oretta e mi sono trovato relativamente bene, non ho subito grossi contraccolpi. Qui vediamo un'altra delle cose interessanti che ho scoperto, ovvero mantenendo l'acceleratore premuto, qui siamo di nuovo in seconda modalità, in una discesa anche abbastanza ripida come era questa, il limitatore, diciamo la velocità viene mantenuta automaticamente dal controller alla velocità preimpostata di 20 km. Lasciando andare il grilletto dell'acceleratore tende ovviamente a aumentare, rischiacciandolo si riporta ai 20 km e li mantiene abbastanza tranquillamente. Non so se questa cosa
sarà, diciamo, dà vita a una rigenerazione, ma tant'è, questo funziona. L'ho provato poi su una salita, non so esattamente quale sia la pendenza, ma sicuramente sopra il 10%, e la velocità che riesce tranquillamente a tenere anche ripartendo, diciamo, quasi da fermo, è intorno ai 18 km all'ora. Non male per essere un monopattino veramente economico. Infine vediamo che in realtà il monopattino potrebbe fare anche di più, è proprio il limitatore che tende a limitare la velocità a 25, arriva a 26 e poi torna indietro. E anche qui vediamo tombini, dossi eccetera, riesce a mantenere abbastanza bene. Qui siamo arrivati in fondo a questo giretto che ho fatto per provare le principali funzioni nella guida del monopattino, e quindi ci avviamo alla conclusione di questa breve presentazione. Arrivati in cima a questa salita, l'ultima parte è abbastanza ripida anche qui, e da 25 appunto si riporta intorno ai 17-18 km all'ora. Dopodiché, una volta scollinato, vedrete, mentre il video sfuma, una delle cose che mi piacciono di più e contemporaneamente di meno di questo monopattino, ovvero il sistema frenante elettronico, per cui col grilletto di sinistra, una volta schiacciato, la ruota posteriore motrice tende a frenare, ma lo fa con una poca gradualità. Diciamo, una volta frenato tende a bloccare, non blocca la ruota, ma tende a dare una frenata piuttosto brusca. Quindi ho scoperto che l'unica cosa che posso fare è dare delle piccole modulazioni e frenare col posteriore. A questo punto vi saluto e vi lascio a una prossima recensione. Ciao a tutti.